L'autrice ha un innato temperamento entusiasta e curioso. Ama osservare persone e cose, entrare nel cuore delle vicende sempre pronta a imparare, cogliere le sfumature nei dialoghi e la preziosa unicità nei piccoli episodi quotidiani. Galeotto da quasi 30 anni il lavoro dietro il banco del bar edicola della casa dove abita con marito e 3 figli, nel cuore antico di un piccolo paese nel torinese. Nel tempo coltiva passioni come il canto liturgico, la musica, il cucito, che inserisce qua e là nelle fessure dei giorni. Impara a camminare in punta di piedi nella vita delle persone e si accorge di quanto calore possa dare un saluto sorridente, quanto possa risolvere un ascolto discreto, una parola di conforto preparando un cappuccino o sistemando i quotidiani. Su questa lunghezza d'onda la pagina web del locale che gestisce diventa, col tempo, anche il luogo delle sue emozioni condivise. Da quel posto senza mura ogni sabato sera manda un pensiero. I temi si alternano di volta in volta in un continuo gioco spazio-temporale che coinvolge il lettore in una piacevole tavolozza di emozioni. Ricordi personali lontani, mostre al castello, feste in parrocchia o in piazza, piuttosto che una notizia del giorno alla radio nazionale o incontri fortuiti di un momento. Gli spunti arrivano e l'autrice li racconta come li percepisce, come rimbalzano sulla sua anima narratrice. E chiude il saluto con la buonanotte e l'augurio per una buona domenica l'indomani. Un racconto sempre discreto e delicato, piacevolmente emozionante, con l'intenzione di lasciare andare le parole là a chi possano servire quella sera o più avanti nel tempo. La leggono clienti abituali, amici, familiari, come anche curiosi o turisti passati in paese, piacevolmente accolti nel bar edicola di giorno come graditi ospiti tra le righe narranti di un saluto del sabato sera. L'idea di raccogliere e portare su carta i suoi brevi testi nasce dal desiderio di raggiungere anche chi non ha dimestichezza col web e ancora ama leggere sfogliando le pagine. Pubblica una prima raccolta nel 2016 dal titolo E buona domenica domani. E quest'ultima, ora, che raccoglie saluti di 100 sabati ancora, da qui il titolo. Come naturale conseguenza con le raccolte lascia una traccia di taglio emozionale, ma anche di cronaca autentica. Del suo vivere quotidiano in una piccola realtà di provincia, semplice ma a suo dire mai banale.